Una vita trame al 12.5, una lettera d'addio per Felipe, Mauro spara alla Sotelo? Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che si è di recente occupata del piano crudele di Ursula nelle puntate spagnole. Le trame settimanali da lunedì 7 a sabato 12 maggio svelano che Mauro perderà il controllo, mentre per Felipe ci sarà un'amara sorpresa. Una vita spoiler dal 7 maggio, Mauro spara a Caetana? Le trame dei nuovi episodi di Una vita, in onda dal 7 al 12 maggio svelano che Fabiana sopravviverà ad un attentato da parte di Ursula di Centa. Mentre Elvira si farà aiutare da Lolita per organizzare una festa di compleanno per Simon. Intanto Celia deciderà di prendersi una pausa, tanto da decidere di lasciare Acacias 38 dopo gli ultimi litigi con il marito. La Sierra e l'azionista ufficializzeranno il loro fidanzamento durante una festa alla Deliciosa, mentre Caetana fingerà uno svenimento per rovinare la festa. Una volta tornata a casa sorprenderà Mauro in casa sua, dimostrando di essere perfettamente lucida. Qui l'ispettore perderà il controllo, tanto da minacciarla di morte. Infine le prometterà di portarla sul patibolo, tanto da portare le prove della sua colpevolezza in commissariato. Una vita, puntate 7-12 maggio, una lettera d'addio per Felipe. Mauro consegnerà la lettera incriminata di Sara Teresa, mentre donna Susanna si rifiuterà di vendere i gioielli di famiglia per Ursula. Celia non permetterà a Felipe di essere accompagna in Inghilterra a trovare Tana, mentre Servante e Martin si vestiranno da pagliacci durante la festa di Simon. Intanto il colonnello Arturo ficcherà il naso negli affari di Rosina, destando la rabbia di Liberto. Elvira farà un regalo di compleanno a Simon, mentre Teresa non riuscirà ancora a fidarsi di Mauro dopo aver letto la missiva di Sara. Intanto Teresa prenderà le distanze da Fernando, mentre Ursula convincerà Susanna ad aiutarla a venderla ai preziosi. Simon chiamerà la madre donna Susanna, costringendola a raccontare tutta la verità, mentre il colonnello Valverde farà in modo che Rosina non partecipi alla riunione di lavoro. Intanto Liberto assisterà ad una lite tra la Rubio ed Arturo, mentre Felipe sarà completamente dilaniato dopo aver letto la lettera di addio di Celia. Infine Simon farà perdere le sue tracce per un giorno intero, mentre Huerta sconsolerà Felipe distrutto dal dolore. Se volete scoprire le nuove anticipazioni vi basterà cliccare segui sul canale Una vita del sito Blasting News.